Io Baddio, sono Crolac e oggi registreremo la prima recensione del canale. Infatti ho detto proprio recensione per chi mi segue già da un po'. Un po' di video fa avevo detto che non avrei fatto recensioni, però mi sembra un po' stupido non farmi una recensione su questo manga, Siren. E innanzitutto questa è una serie di 16 volumi completa che purtroppo in Giappone non ha avuto un grande successo, infatti non è stato prodotto un anime. L'opera e questo è un po' un peccato, però non è neanche un grande difetto perché alla fine, anche se alcuni personaggi vengono un po' dimenticati, alla fine c'è la trama scorre tranquilla e si ha un buon finale. Devo dire che, così come Naruto ci insegna, la minestra allungata non è mai buona, quindi forse è anche meglio che sia finito così. E comunque questo manga è edito in Italia da Star Comics con il prezzo di copertina di 3,90 euro e come già detto sono 16 volumi. Adesso parto con lo spiegarvi un po' la trama. Ah, è vero, io non ho una grafica per la trama. Vabbè, parto così. Yoshina Jae è uno studente di liceo che si offre di risolvere i problemi di chiunque per 10.000 yen. Spaziano dall'occuparsi di alcuni stalker alla ricerca di animali smarriti per poi passare alle risse, che sono sicuramente la sua specialità. Un giorno, tornando a casa, il ragazzo risponde alla chiamata di un telefono pubblico e l'unica cosa che sente alla cornetta è la propria voce. Deluso, sta per andarsene, ma troverà un misterioso biglietto su cui stampata la parola Siren. Da quel momento la sua vita cambierà, infatti si scoprirà che questo biglietto è una sorta di pass per il misterioso mondo di Siren, che Yoshina sarà costretto a suo malgrado ad utilizzare per salvare la sua compagna di classe Sakurako Amamiya, scomparsa al suo interno. Allora ragazzi, devo dirvelo, questo manga per me è straconsigliato, cioè non è imprescindibile, però se vi piace un battle shonen ben fatto con una buona trama e che costi poco, allora Siren è sicuramente la scelta migliore e vi spiego anche il perché. Innanzitutto la trama, che adesso vi ho spiegato un po' l'incipit, ma si evolverà. Infatti, i protagonisti sono Yoshina e Amamiya, ma ci sono anche altre spalle dei due protagonisti. L'unico forse difetto, se vogliamo proprio ad andare a cercare il pelo nell'uovo, è che alcuni di questi personaggi vengono un po' abbandonati. Infatti, sono cinque, abbastanza stereotipati: c'è lui, il classico protagonista di uno shonen, e lei, la ragazza. Qui ci sono anche altri personaggi, però questi vengono abbandonati durante l'opera per poi essere presi nel finale in modo un po' brusco. Oltre a questi, i combattimenti sono ben fatti, infatti si incentrano tutti sul potere Psy, ovvero un potere legato al cervello nascosto in ognuno di noi, che viene risvegliato al contatto con l'atmosfera del mondo di Siren. È anche bello per il fatto che questi poteri sono molto vari, non sono mai eccessivi, infatti l'autore impone delle limitazioni fisiche ai personaggi che ne abusano in modo di non avere dei personaggi eccessivamente potenti. Oltre a questo mi è piaciuta anche la componente strategica degli scontri, che non sono mai affrettati o pensati male, anche se forse negli ultimi volumi del manga gli scontri diventano un po', siccome diventano un po' più cruenti, e forse si capiscono di meno quando si leggono, ma a parte questo c'è niente da dire. Il finale l'ho trovato abbastanza godibile, anche se negli ultimi volumi si nota proprio un'accelerazione nelle parti conclusive del manga, dettate dal fatto che l'autore doveva finirlo entro il 16° volume. Questo è un po' un peccato, come già detto all'inizio della recensione. Se dovessi dare un voto a questo manga, gli darei un bel 8,5, sicuramente perché è un'opera molto interessante ed è sicuramente bella da leggere. Anche se magari il primo volume potrebbe annoiarvi, vi consiglio di continuare perché naturalmente i primi volumi sono sempre un po' introduttivi e di provare a prendere almeno il 2 o il 3 perché fortunatamente è edito dalla Star Comics e quindi i volumi si trovano abbastanza facilmente in fumetteria. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video, vi saluto e al prossimo video.